Grazie, pace, grazia. Grazia, pace e buonasera a tutti. Shalom. Oh, condividete, mi raccomando, condividete questo video per favore, grazie. Venerdì prossimo, non questo chiaramente, quell'altro, sarò a Genova all'albergo Star Hotel President in Piazza Brignole, vicino alla Banca Carige, alle 19.30. Grazie infinite a Davide che ha organizzato l'incontro. Se siete in zona, mi raccomando, non mancate, per favore, ok? Grazie. Siamo quasi arrivati alla partenza, ragazzi. Ehi, non vedo l'ora. Nuovamente, vi prego di partecipare agli incontri e di portare persone che hanno bisogno di sentire il messaggio della grazia. Sia non credenti che hanno bisogno di rendersi conto che Dio li ha già perdonati in Cristo, e credenti assopiti dal religionismo che hanno bisogno di scaricarsi dei pesi della tradizione e ricominciare a vivere. Quindi portatemi della gente che ha bisogno di sentire. Sì, a me fa piacere parlare a quelli che capiscono il messaggio della grazia, che eccetera, eccetera, senz'altro, indubbiamente. Ma alla fin fine, ragazzi, chi è che ha detto? Ci fu uno che disse, non mi ricordo chi è, ma qualcuno che ha detto: nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte finché tutti non l'hanno ascoltato almeno una volta. Interessante, eh? Sì, perché dovremmo, il nostro dovere, in virgolette, il nostro dovere e il nostro piacere è quello di portare la buona novella alle persone che ne hanno bisogno, che siano religionisti o che siano peccatori o che siano quello che siano. Gesù li ama disperatamente tutti quanti. E quindi è nostro compito, la nostra missione di portargli la buona novella. E se voi, il 90% delle persone di solito non hanno la possibilità di fare queste cose, quello che potete fare è potete portarli o fare pubblicità o insomma in qualche modo favorire la condivisione di questi incontri, ok? Quindi se proprio non potete partecipare, fatemi pubblicità. Vi prego che questo viaggio possa rappresentare una benedizione per l'Italia. Ho bisogno di ognuno di voi. Ho bisogno di ognuno di voi. Grazie, se lo facciamo insieme, funziona. Oh, fra l'altro, porterò il messaggio delle Chica un'altra volta, sperando di riuscire a rinvigorirlo, di farlo ripartire. Speriamo che di riuscirci, perché per me quello è il segreto di poter toccare l'Italia, sono proprio le chiese in casa. E comunque, poi ne parleremo durante gli incontri. Stasera restauro, ok? Come ricostruire le vecchie dottrine sbagliate. Prima di tutto, lasciatemi ricapitolare e riaffermare che ricostruzione non significa assolutamente distruzione. Quando si vuole restaurare qualcosa, si deve cercare di tornare il più possibile al punto di partenza di quel qualcosa. Ecco perché il restauratore di mobili, ad esempio, scarta vetra, raschia, toglie la vernice, scrosta e gratta, per cercare di arrivare al materiale originale e a ripristinarlo. Non perché quel mobile non vada bene e abbia bisogno di essere gettato via, ma perché quel mobile ha in sé la possibilità di essere ancora più bello, più attraente, più funzionale. Quante volte abbiamo visto dei tavoli verniciati con sopra 2 centimetri di vernice sporca, graffiate, tutti quanti.
Quando il restauratore ha finito, l'ha riportato al legno originale, lo ha oliato, eccetera, 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 diventa un pezzo meraviglioso. Perché? Perché in quel tavolo, in quel mobile, c'era la possibilità, c'era c'era la possibilità di diventare più bello, più attraente. Ok? Ecco quello che vorrei fare, il potenziale di poter diventare migliore. Quello che vorrei fare con questa nuova serie è affrontare un paio di mobili dottrinali come il nuovo patto che abbiamo fatto mercoledì scorso, la chiesa che faremo stasera, il dare che facciamo mercoledì e l'ultimo, il battesimo nello Spirito Santo che faremo domenica prossima. Tiziana mi dice, mi ricordo mio papà faceva rinascere i mobili, esattamente, lui non li buttava via, il papà non li buttava via, li faceva rinascere, perché dentro c'era la bellezza del mobile, era sotto quella vernice, sotto quei graffi, sotto quella ruggine, sotto quella la porcheria di anni di cose accumulate, e il papà di Tiziana lo faceva ritornare, lo faceva rinascere, lo faceva ritornare in vita. Riapparire quella cosa bella che era sempre stata lì sotto, restaurarlo allo splendore originale che il divino falegname gli aveva assegnato fin dall'inizio. Ho un paio di constatazioni a questo riguardo. Uno, quando si affronta un argomento del genere, di restaurare, cioè adesso va di moda in America una parola, decostruire, deconstruction, una parola che va di moda in America e che vuol dire praticamente demolire tutte le vecchie strutture religiose e ricostruirci sopra. E sì, va bene, però va bene e non va bene. Quando si affronta un argomento del genere c'è sempre il pericolo di sembrare arroganti e presuntuosi, come se la nostra versione dei fatti fosse l'unica ad essere valida. E questo è sbagliato. Ed ecco perché ho intitolato questa serie Restauro, non decostruzione, non deconstruction, non demolizione, ma restaurazione di un qualcosa che è sempre stata lì. Due, come ho detto e ripetuto tante volte, lo scopo della predicazione non è e non è mai stato quello di provare il nostro aver ragione. Non c'entra niente il poter provare di aver ragione. Quante volte la gente parte con a spara tratta, no, e l'amore cristiano se ne va dalla finestra e arriva quella voglia di avere ragione. No, ho ragione io perché il mio versetto è più bello del tuo versetto. Lo scopo, il motivo, il modus, la ragione di vita del predicatore, della predicazione, è innalzare Gesù. Solo Gesù, unicamente Gesù. Fatevi questa domanda, sempre. Quando probabilmente ci saranno delle persone che mi stanno guardando che non condividono quello che dico, ma fatevi sempre una domanda. Quello che predica Marchiò innalza Gesù, presenta un Gesù più grande, più bello, più attraente o il contrario? Perché se è il contrario, spegnete il telefonino immediatamente e andate a sentire qualcun altro. Perché se io non innalzo Gesù, non lo rendo più attraente, non lo rendo più grande, non lo rendo più accettabile, non lo rendo più arrivabile alle persone, a quelle che mi stanno ascoltando, sto perdendo il mio tempo, perché non sono io che deve essere la preeminenza, ma deve essere Gesù. Amen. Ecco perché la parola, il titolo dato a certe persone di eminenza mi fa ridere. Perché ma quale eminenza? Ma che eminenza sei? Che eminenza sei? Tu sei un'eminenzina. Perché la preeminenza è soltanto di Cristo, soltanto Gesù, 100% Gesù, senza coloranti o additivi o diluenti aggiunti. Ok. La chiave è riflettere la sua luce, non cercare di accendere la nostra.
il centro dell'attenzione, il fulcro, la spina dorsale di qualsiasi cosa che si predica deve essere solo e unicamente Gesù Cristo. Tutto il resto non è altro che opinioni personali che verranno confermate o meno solo quando ci troveremo tutti insieme intorno alla tavola del re. 3. Il vero cuore del cristianesimo non è la conoscenza accurata di ogni dettaglio di scrittura, ma la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi. Purtroppo quello che la maggior parte della Chiesa ha fatto, ha creato la quarta persona della Trinità. C'è Padre, Figlio, Spirito Santo e il Libro. La quarta persona della Trinità. E non è così. La conoscenza accurata di ogni particolare, di ogni dettaglio di scrittura, di ogni versetto, di ogni... Non è quello che conta, è la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi, il quale rivela dentro di noi quello che la scrittura vuole dire. Purtroppo molti predicatori soffrono da quello che io chiamo la sindrome del devo spiegare tutto. Un atteggiamento quasi messianico che va a finire per creare una dipendenza del normale credente verso il pastore, predicatore, insegnante, perché solo lui possiede la risposta alle nostre difficoltà e necessità di interpretazione. E questo è molto pericoloso, perché si va a finire che invece di basarsi, di appoggiarsi, di farsi sostenere dallo Spirito Santo, si deve il telefono, si piglia il telefono e dice: Babbo Mario, cosa vuol dire questo? Babbo Mario, cosa vuol dire quello? Amore mio, non è giusto ed è pericoloso. Tanti mi scrivono e mi chiedono di spiegargli il significato di certi passaggi biblici o versetti difficili. Qualche volta lo faccio. Altre volte, se penso di essere visto come un Mr. Google teologico, che è Google, versetto, chiama Babbo Mario verso Google, invece di chiedere a Google chiediamo a Babbo Mario. No, spesso rispondo semplicemente: scusa, ma non lo so. Mi rifiuto di venire considerato una specie di Spirito Santo in formato app da tenere nel telefonino e da consultare ogni volta che si ha dei dubbi. E non sto dicendo che non esiste una persona, una persona con cui ti relazioni, che di cui tu hai fiducia, con la quale ti puoi relazionare appunto e chiedere ogni tanto cosa pensi di questo versetto o questa difficoltà. Non è quello il problema, ma il problema è quando ogni volta che hai una difficoltà mandi il messaggio a Babbo Mario e dici: cosa vuol dire questo? Quindi quello è forse il motivo principale per il quale nella Chiesa c'è così poca dimestichezza con lo Spirito Santo, perché invece di andare a chiedere allo Spirito Santo andiamo a chiedere a Babbo Mario, a Walter Biancalana, a Padre Pio, eccetera eccetera, perché c'è sempre qualcuno che è pronto a spiegarci ciò che solo lo Spirito Dio può e dovrebbe interpretare. Purtroppo tanti pastori, predicatori e maestri si nutrono di questa forma sottile di adorazione da parte dei credenti e sono ben contenti di creare questa dipendenza sregolata. No, no, è sbagliato. La scrittura dice chiaramente in 1 Giovanni 2,27: l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Ma come la sua unzione insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Questa parola unzione è una parola che è stata sbattuta da tutte le parti, che l'unzione, l'unto di Dio, non toccare l'unto di Dio, quest'uomo è unto, quell'altro non è unto. Io mi ricordo una volta che hanno fatto un'intervista in televisione, in un programma secolare, un programma molto del mondo,
E hanno fatto la domanda a un pastore e gli hanno detto: ma te chi è che ti ha detto che sei un pastore? E lui ha risposto: sono stato unto dall'apostolo tal dei tali. E la faccia dell'intervistatrice che è unto. Ma cosa sei, un'insalata? E noi usiamo queste terminologie che già sono sbagliate per noi, perché tu non sei unto. Tu hai in te l'unto di Dio che è Cristo. Cristo vuol dire unto. Quindi l'unzione non è altro che la presenza di Cristo. Vediamo di scendere da quei piedistalli. Comunque, quindi l'unzione, la sua unzione, la sua presenza ti insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna, perché Cristo non mente. Dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Quindi lo Spirito Santo dovrebbe essere il divino ed unico maestro, proprio come afferma Gesù in Giovanni 14:26, che dice: il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che ho detto. Quindi è per quello che io qualche volta faccio un passo indietro e dico: no, guarda, non te lo dico, e mi dispiace, perché io capisco che c'è una certa affezione, c'è una relazione affettiva fra una persona e Babbo Mario, quello che sia, e c'è questa richiesta, è come un dire: mi puoi aiutare? E io dico: no, ma non è per quello, ma è per il tuo bene, perché io sto cercando di dirti: ma vado a chiedere all'autore. Vado a chiedere all'autore di questo libro, vado a chiedere allo Spirito Santo, che è l'unto dentro di te. E se l'unto dentro di te vuole che tu lo sai, te lo dirà attraverso la parola di Dio, te lo dirà anche magari attraverso la predicazione di Babbo Mario, ma non sono io che te lo dico, sono io che dico certe cose che lo Spirito Santo prende e ti rivela la verità di quello che ti vuol dire. Quindi ciò non vuol dire che non ci sia collaborazione tra l'uomo che insegna e lo spirito che rivela, ma vuole senz'altro dire che uno non deve assolutamente prendere il posto dell'altro. Come ho detto mille volte, la parola con la P maiuscola non è la Bibbia, ma è Gesù Cristo. E la conoscenza della Bibbia che pensiamo di avere spesso e volentieri interferisce con l'intimità che invece dovremmo avere con la vera parola, Gesù. E quindi questo è ciò che penso io: la conoscenza è nella mente, ciò che so in formazione, l'intendimento è nel cuore, ciò che credo rivelazione, la sapienza è nella mano, ciò che faccio applicazione, e i risultati sono nella vita, ciò che voglio trasformazione. Ed ecco che entra in campo il discepolato. Discepolato che non è l'imposizione di quanto io affermo categoricamente essere vero, in posizione unita al mettere a disagio tutti quelli che non la pensano come me, ma è la presentazione di ciò di cui io sono persuaso, così che lo Spirito di Dio possa avere qualcosa con cui lavorare nella tua mente. Ok, in altre parole, informazione, ciò che senti, rivelazione, ciò che lo Spirito Santo ti rivela, applicazione, ciò che metti in pratica, e trasformazione, il risultato di quella parola nella tua vita, il processo di crescita di ognuno di noi. E la chiave di tutto questo è l'amore, senza il quale tutto è vano e non serve ad altro che confondere le idee di tutti, perché se non c'è l'amore, tutto quello che hai è una manciata di conoscenza che non serve a un accidente di niente, perché io ti posso presentare professori di teologia che conoscono la Bibbia a memoria che si dichiarano agnostici, atei. Perché? Perché conoscono la parola ma non hanno la minima idea dello spirito. Quanti testimoni di Geova che possono insegnare a me la scrittura? Perché devono impararla a memoria. Però, con tutto il dovuto rispetto, io ho una relazione con il Dio dell'universo che vive dentro di me e che mi dice quello che mi vuol dire. Un testimone di Geova purtroppo no, perché ancora non ha ricevuto lo Spirito di Dio, in quanto che non crede che Gesù Cristo sia Dio. Quindi, tadan, ok. Proprio come a scuola, un buon maestro non insegnerà mai col solo scopo di finire una lezione, completare un trimestre o concludere un corso.
ma cercherà sempre di relazionarsi con l'alunno in modo tale da potersi assicurare che il messaggio è arrivato a destinazione, che l'insegnamento è arrivato a destinazione, che quello che sta insegnando è stato appreso. È stato John Wooden, un grande coach di pallacanestro in America e maestro di scuola, che disse: nulla è stato insegnato finché qualcosa non è stato appreso. Pensaci, nulla è stato insegnato finché qualcosa non è stato appreso. È inutile che tu insegni se nessuno apprende. Quindi non sei tu la fonte dell'insegnamento, ma è lo studente che deve ricevere il tuo insegnamento e deve apprendere qualcosa dal tuo insegnamento, altrimenti è una perdita di tempo completa. Completa. Tanto è vero che nella comunità ebraica i rabbini, e quello che faceva Gesù, ogni volta che gli facevano una domanda, Gesù rispondeva con un'altra domanda. Perché? Perché cercava di stimolare la persona a scalare la propria risposta. Quante volte io ho insegnato il fatto della manna nascosta? La manna nascosta che non la trovi in superficie, ma devi andare a scavare un attimino per trovare la rivelazione di quello che vuol dire quella parola. E questo è il principio di base del discepolato. Niente è stato predicato se qualcosa non è stato rivelato. Se non hai ricevuto una rivelazione, non ho predicato niente. Ti ho raccontato delle storielle, ti ho parlato, ma non ti ho detto niente. Ecco perché alla fine di una predica, io come Walter Biancalana, come tanti altri predicatori, siamo stanchi. Perché? Perché non raccontiamo storie, diamo vita, diamo quella vita con la quale noi potremo vivere. Gesù dice: le mie parole sono spirito, sono vita. Se noi ti diamo la parola, se noi diamo la rivelazione, se noi diamo qualcosa che è effettivamente un contenitore di vita, vuol dire che l'abbiamo tolta da noi. Ed ecco perché alla fine siamo un po' stancherelli. Quindi, l'Apostolo Pietro afferma nella sua seconda lettera, nel primo capitolo, 2 Pietro capitolo 1, e dice questo, dal versetto 12, dice: perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose, benché le conosciate già, siete saldi nella verità che ora avete. Cioè, in altre parole, la ripetizione, le ripeto, insegno, continuo, eccetera, finché non l'avete capita. Finché non l'avete ricevuto la rivelazione, sta a vedere cosa dice. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, in altre parole dovrò morire, come me l'ha anche dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò di tutto affinché, anche dopo la mia dipartita, voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Ed ecco il motivo delle sue lettere, che sembra siano state scritte dal discepolo Marco, che era il segretario di Pietro. Tant'è vero che il Vangelo di Marco è praticamente visto dal punto di vista di Pietro, perché Marco chiaramente non era un apostolo, ha ricevuto l'informazione da Pietro. Infatti, versetto 16, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del nostro Signore Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Sta parlando del monte aiutami Giuseppina, Fabio, il monte della trasfigurazione, monte Tabor, ci siamo andati insieme, vabbè, ok. Pietro era lì, ok? Pietro era lì, dice, la venuta del Signore Giovanna, andando dietro, ma oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre con onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi cosa disse? Ascoltate lui, state a sentire lui. Pietro dice: vogliamo fare due capannucce, per uno per Elia, uno per Mosè e uno per te, così siamo qui tutti tranquilli a ascoltare le storie. E Dio appare e dice: no, questo è il mio figlio in cui sono compiaciuto, ascoltate lui, ascoltate solo lui. La rivelazione ve lo dice. E poi dice: noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo, Talbot, mi ricordo.
versetto 19, noi abbiamo anche la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, profetica, cioè che profenos, che vuol dire una proiezione, una proiezione nella mente di Dio, che praticamente è quello che la predicazione dovrebbe essere, la parola profetica più ferma, a cui fate bene a porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno, la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa qui è una lampada che si accende nel buio finché non si accende la stella mattutina della rivelazione. Quindi leggi, così, Monte Tabor, grazie Sandro, grazie. Leggi, eccetera, eccetera, finché a un certo momento esplode la rivelazione. Quante volte vi è successo che avevate letto magari un versetto di scrittura per decine, centinaia di volte, finché qualcuno non ha detto qualcosa che ha fatto scattare la rivelazione? Tutto un tratto, bam, eccola lì la rivelazione. Quindi, abbiamo detto che nulla è stato predicato finché qualcosa non è stato rivelato. Questa è la chiave del restauro, rivelazione di verità che erano a disposizione di tutti da sempre. Rivelazione di verità, al plurale, che erano a disposizione di tutti da sempre, ma che sono state coperte da secoli e secoli di sporcizia dottrinale che ne hanno aumentato lo spessore e occultato la bellezza. Ok? Ok, stasera parlerò della Chiesa. Fatemi bere che stasera arrivano le pietrate. Ok, in Italia soprattutto siamo cresciuti con l'idea di una sola Chiesa, santa, cattolica, apostolica, romana, alla quale bisogna appartenere se vogliamo, anche se solo teoricamente, sperare di andare in paradiso, perché chiaramente nella Chiesa cattolica romana la certezza di andare in paradiso non ce l'hai. Se proprio ti va bene, ti fai quel paio di 100 anni in purgatorio, dove Dio, che ti ama così tanto, ti fa bruciare alla griglia piano piano, per liberarti, purificarti dal peccato. Come se la croce di Cristo non fosse bastata. Perdonatemi, ma eresie complete, totali. Il purgatorio è un'eresia totale, completa, assoluta. È un insulto alla croce di Gesù Cristo. E mi dispiace per i miei fratelli cattolici che purtroppo, ma questa qui è la sporcizia che viene dipinta, pitturata da secoli e secoli e secoli di malinformazione. Che creano queste idiozie, queste baggianate incredibili, queste eresie incredibili che del purgatorio, della confessione, dell'ostia, del papa, cose da pazzi. Comunque, l'idea di chiesa, quindi, è quella di cattedrali con enormi colonne e vetrate colorate, occupate da personaggi vestiti di gonne nere e paramenti vari, con campanili e altari coperti di storia e coperti di incenso, con statue e crocifissi, confessionali di legno su pavimenti di marmo, ostie sacre, messe tediose con canti gregoriani che echeggiano su lunghe panche scure e scolpite dove tutti siedono mesti e contriti per il loro peccato, che pesa sovrano sulle loro spalle di fragile umanità. Che tristezza, ragazzi. La frase "andiamo in chiesa" è tipica dei cattolici, sia dei cattolici che della maggior parte del resto dei cristiani. Tanti dicono "andiamo in chiesa", non rendendosi conto che non si va in chiesa, perché crea l'impressione che la Chiesa sia un luogo dove si va, un posto che si frequenta, un club, un'associazione, un locale dove ci si ritrova. Ma la Chiesa, amore mio, come viene definita da Gesù Cristo, suo fondatore e capo, è una famiglia, la famiglia di Dio.
E come tale non è un posto dove ci si reca, un'associazione alla quale ci si iscrive o un'impresa a cui si partecipa, la famiglia è un nucleo dove si nasce. Ta-dan! Matteo 16 che dice questo? Matteo 16 dal versetto 13 al 18 dice questo. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? E chiaramente, come vi ho detto centinaia di volte, Gesù non parlava italiano, non parlava greco, non parlava napoletano, non parlava tedesco, non parlava inglese, parlava aramaico, parlava una forma di ebraico, ok? Quindi, quando lui ha detto io, il figlio dell'uomo, sia, ha detto Ben Adam, figlio dell'uomo, Ben Adam. Chi dicono io? Ed essi dissero, alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, o uno dei profeti. E egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse, tu sei Hashiach, tu sei Cristo, Hashiach, Ben Elohim, il figlio del Dio vivente. Quindi tu, Ben Adam, sei Hashiach, Ben Elohim. Allora Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Signore, Ben Yonah, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro, e qui ragazzi, qui sappiamo l'eresia della Chiesa Cattolica che dice che allora Pietro, e su questa pietra Gesù costruirà la sua Chiesa sulla successione apostolica di Pietro, da questo momento, baggianate galattiche con contorno di yogurt, Nutella e un pochino di succo di pera. Cose da fantascienza. Perché? Perché, ripeto, Pietro è pietra, sì, è carino, allora su questa pietra, tu sei Pietro, su questa pietra io le costruirò. Ma Gesù non parlava, non ha detto Pietro è pietra, ha detto che fa, e ha detto sur, tu sei che fa, Pietro, che fa, e su questa roccia sur costruirò la chiesa. Quindi non c'entra niente, Pietro Biela non c'entra niente, ma non c'entra niente. E quindi, qui per la prima volta la Bibbia usa la parola chiesa, qui dove Gesù dice tu sei Pietro, sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Oh, allora, farò una piccola parentesi. Se la Chiesa fosse basata su una appartenenza, le porte dell'Hades potrebbero abbatterla, perché appartieni, non appartieni, ti cancellano il membership, le porte dell'Hades non potrebbero, Gesù non potrebbe fare una dichiarazione come le porte dell'Hades non potranno vincere. Se fosse basata sul tuo comportamento anche, sarebbe la stessa cosa, perché le porte dell'Hades potrebbero senz'altro vincere, perché ti possono dire non credi abbastanza, non dai abbastanza, non sei santificato abbastanza, non credi abbastanza, non vai in chiesa abbastanza, non fai la comunione abbastanza. C'è sempre un non abbastanza che le porte dell'Hades potrebbero sbatterti in faccia. Ma se la chiesa è fondata, come abbiamo appena finito di dire, sull'appartenenza ad una famiglia, in altre parole, se vuol dire essere figlio di Adam, Ben Adam, diventato Ben Elohim attraverso l'opera della Fascia, attraverso l'opera del Messia, Mario, da Ben Adam è diventato Ben Elohim, da figlio dell'uomo, Mario, attraverso l'opera di Cristo, è diventato figlio di Dio. Quindi se quella è la base dell'appartenenza alla Chiesa, amore mio, non c'è diavolo su questa terra, sotto la terra, nei cieli o da qualsiasi parte si trovi, che mi può dire non sei figlio abbastanza.
Ed ecco perché le porte dell'Hades non potranno vincere, perché non puoi vincere sul fatto che tu sei un figlio, a meno che chiaramente non ci sia qualche pastore, che Dio li benedica, che ti viene a dire che puoi perdere la salvezza. E allora se puoi perdere la salvezza, le porte dell'Hades possono vincere, perché ti possono convincere che hai perso la salvezza. Ma se tu sei figlio e se la tua appartenenza alla Chiesa è legata alla tua natura di figlio, ma non potrai mai sfigliarti, non potrai mai non essere figlio. Io ho un figlio e una figlia, nessuno dei due potranno mai, non è mai, 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 mai non essere miei figli. Hanno il mio DNA, il DNA di Celeste, e saranno per sempre i miei figli. Anche se per caso dovessero un giorno dire no, noi non vogliamo più essere figli di Mario Marchiò, vogliamo essere figli di Peppino Pasqualin. Ma puoi dire quello che vuoi, ma il mio DNA è dentro di te, amore mio, e non lo puoi cambiare. E quindi figlio figlio sei e figlio resti, ok? E quindi, ma voglio dirvi questo, la prima volta che appunto viene menzionata questa parola chiesa, ed è interessante perché viene profeticamente da Isaia, 62 capitolo, state a sentire, versetto 1, che dice: per amore di Sion, io non tacerò, per amore di Gerusalemme, vi chiedo di vedere con occhi profetici che Sion e Gerusalemme si riferisce alla Chiesa, si riferisce alla famiglia di Dio. Per amore di Sion io non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola ardente. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria. Qui ci sarebbe da predicare un anno, ma comunque. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca dell'Eterno indicherà. Ed ecco che per la prima volta la bocca di Gesù Cristo dichiara la parola ecclesia, la parola chiesa. Per la prima volta esce nella scrittura questa parola. Ed ecco che profeticamente dice: l'amore mio, la Sione, Gerusalemme, l'amore mio, mia moglie, la mia sposa, verrà chiamata chiesa. E adesso guarda come la sarai: una splendida corona nella mano dell'Eterno, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Non sarai più chiamata abbandonata, nella tua terra sarà più detta desolazione, ma sarai chiamata la mia delizia in lei e la tua terra maritata, perché l'Eterno troverà piacere in te e la tua terra avrà uno sposo. Perciò, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te, e come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Sposo, sposa, figli, maritata, famiglia, chiesa. Questa è la Chiesa. Un insieme di persone che hanno lo stesso DNA, che è lo Spirito di Dio. Giovanni 3,3. Devi nascere di nuovo, devi nascere dall'alto, Gennao Anoten, devi nascere. Gesù parla a Nicodemo e gli dice: devi nascere dall'alto per poter essere salvato. E quindi devi rinascere, il tuo DNA deve essere cambiato. E dal DNA di Adamo al DNA di Cristo, al DNA di Dio. Quindi un insieme di persone che hanno lo stesso DNA, la stessa natura, 2 Pietro 1,4, la stessa natura divina, 2 Pietro 1,4, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Attraverso le promesse, quando credi alle promesse che ti vengono date, diventi partecipa alla natura divina, la stessa natura che ho io a mio figlio, la stessa natura che ha mia figlia a mia moglie. Questa è la famiglia che ha la stessa natura e lo stesso cognome. Come Marchio, come lo stesso cognome? Eh sì, perché Atti 11:26 dice lo stesso cognome, che è il cognome cristiano. E avvenne che per un anno intero essi si radunarono con la chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente, e ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi tutto un tratto il tuo nome rappresenta la tua famiglia,
da famiglia cristiana e quindi hai lo stesso DNA, la stessa natura e lo stesso cognome. Questa è la Chiesa, proprio come una famiglia. La Chiesa, proprio come una famiglia, può assumere diverse manifestazioni. Può essere grande o piccola. Noi in Africa abbiamo delle famiglie con 6, 7, 8 mogli, 30, 40 figli, un centinaio di nipoti, eccetera. Qui gli africani, soprattutto gli Zulu, ragazzi, ha voglia di mogli. Poi conosciamo, lo sappiamo, gli arabi, che Maometto gli ha, gli ha detto voi potete avere 4, lui ne aveva 9, agli altri musulmani 4 sole, perché io sono Maometto e io ce n'ho di più. Quindi grande o piccola, numerosa o limitata, estesa o ristretta, pubblica o nascosta, in quanto non è l'aspetto che conta, non è l'aspetto della famiglia che conta, non è l'aspetto della famiglia nella famiglia che conta, ma è la consanguineità, lo stesso sangue, consanguineità. Ergo, la Chiesa non è in un luogo, in un edificio o in una definizione, la Chiesa è in un gruppo di persone con la stessa discendenza, unite dalla stessa parentela con Dio, che si radunano una volta alla settimana, una volta al mese o giornalmente in cattedrali, scantinati, case, edifici vari, per cantare, studiare, dialogare, aiutarsi, cooperare, mangiare insieme e divertirsi in famiglia. Questa è la Chiesa. Ma come? Perché ho un cattedrale? Ma senz'altro. Il fatto che tu vai in una cattedrale a sentire quello che dice non c'è niente a che vedere. Se dentro di te hai il DNA di Dio, fai parte della Chiesa. E fai parte di una Chiesa che si raduna in una cattedrale. Adesso è appena morta la regina Elisabetta, la quale era cristiana, ma era una cristiana anglicana, chiaramente, e gli anglicani sono lì così con i cattolici. Perché? Perché ai tempi del re King George, che voleva divorziarsi, la Chiesa non gli permetteva di farlo, allora lui si è fatto la sua Chiesa personale, e mi sembrava una cosa giusta. Se tu non mi lasci divorziare, io mi faccio la mia Chiesa, tanto io sono il re d'Inghilterra. E quindi è nata la Chiesa anglicana. E Elisabetta era un'avida, non so se si dice avida, comunque era una cristiana, una cristiana genuina, che amava il Signore. Però quando andava a venerare il Signore, andava nelle cattedrali. Io nella cattedrale vado a vedere le statue, vado a vedere l'arte, vado a godermi il profumo dell'incenso, vado a vedere la bellezza delle costruzioni, ma senz'altro non ci vado. Ci posso anche andare, posso anche sedermi e parlare con il mio Dio, ma non è la cattedrale che mi invoglia ad adorare il mio Signore. No, io lo posso adorare in mezzo al traffico, lo posso adorare su una spiaggia, lo posso adorare su una montagna, lo posso adorare in ufficio, lo posso adorare in mezzo alla confusione, da qualsiasi parte. Perché? Perché la Chiesa è qui dentro, sono io. Quindi, Ebrei 12, 18, 23 e 24, dice questo: voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare, quindi fisico, non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, non una cosa fisica, ma vi siete accostati al monte Sion. Vi ricordate cosa ha detto Isaia profeticamente per il bene di Sion e di Gerusalemme? E qui riporta, lo scrittore degli Ebrei riporta il concetto della sposa di Cristo, quindi la sposa di Dio. Voi vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'assemblea universale e alla chiesa dei primogeniti, prototokos, aggettivo assegnato prevalentemente 99 volte su 100, aggettivo assegnato a Gesù Cristo.
prototokos, primogenito. Quindi, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, agli spiriti dei giusti, io sono giusto, colui che non conosceva peccato divenne peccato per me, per far che io possa diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi io sono giusto davanti a Dio, sono a posto davanti a Dio, quindi lo spirito del giusto reso perfetto, Ebrei 10:14, con una sola offerta, infatti gli ha reso perfetti coloro che ha santificato. Quindi lo spirito di Mario non solo è giusto, ma è perfetto, perché non posso stare alla presenza di Dio in Cristo, in Dio, senza essere perfetto. Non posso non essere perfetto ed essere in Cristo. Non puoi, è inutile, la tua religione cambia, amore mio, cambia la tua religione se pensi di essere ancora un peccatore. Non puoi avere il minimo peccato nel tuo essere spirituale, nel tuo cuore, ed essere in Cristo, perché in Cristo non c'è peccato. Quindi o non sei in Cristo e quindi sarà meglio che fai la pregherina e accetti il suo perdono, o se ci sei, smettila di dire che sei un peccatore, perché non lo sei. Sei un essere, sei uno spirito giusto, reso perfetto in Dio, che ogni tanto pecca nella carne, qui che non c'entra un accidente di niente, con il tuo spirito. Ok, comunque, andiamo avanti. Quindi, l'impossibile famiglia chiamata Chiesa, è formata solo dai prototokos di Dio, dai primogeniti di Dio. Perché? Perché tu primogeniti, come fai a essere? O sei primogenito o sei secondo genero. Oggi sono andato, ho portato i miei nipotini in una chiesa, la chiesa che ha preso sul bosco, e purtroppo, come al solito, io soffro perché ogni tanto sento delle cose che mi danno fastidio. E mentre stavano cantavano a Gesù, gli dico: tu che sei il secondo Adamo. No, amore mio, non sei il secondo Adamo, sei l'ultimo Adamo. Se c'è un secondo Adamo, c'è un terzo Adamo, un quarto Adamo, un quinto Adamo. No, c'è un Adamo e c'è l'ultimo Adamo, che è il figlio di Dio. Adamo, sei o sei in Adamo o sei nell'ultimo Adamo, che è Cristo. O sei in uno o sei nell'altro. Non c'è una serie di Adamo. Quindi i prototokos, i primogeniti, tutti noi che facciamo parte della Chiesa, facciamo parte del primogenito, siamo tutti primogeniti, perfetti, giusti, dichiarati perfetti dallo Spirito di Dio. Efesini, questo, ragazzi, questo è un mistero, chiaramente, per tutti i primogeniti. Come fai a essere un primogenito quando ci sono 7 miliardi di persone che hanno accettato Cristo? È un mistero, è un musterion in greco, non è una cosa che non si sa, ma è una cosa che devi avere la chiave, come la password, la parola d'ordine, per poter entrare, per poter aprire il telefonino. Hai bisogno del codice, hai bisogno della password, e il musterion ha bisogno della rivelazione per poterlo capire. E quindi la Chiesa è un mistero che solo Dio può capire. Efesini 5:31-32 dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Nota bene che non è Pasquale e Giuseppe, ma è Pasquale e Giuseppina. È padre e madre che diventano, si uniscono, diventano una carne, danno vita a un'altra creatura. E poi Paolo continua e dice: questo mistero è grande. Ora io dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Il mistero è grande come riferimento a Cristo e alla Chiesa. Mamma mia, ragazzi, dovete ascoltarmi più in fretta, qui facciamo tardi. Ok, per quanto riguarda la parola, il famoso nutrimento spirituale di cui tutti hanno bisogno, io lo vedo un po' come un ristorante. Lasciatemi spiegare. Ogni ristorante serve cibo, ok? La sostanza è la stessa. Farina, carne, verdure, pesce, la sostanza è la stessa. La differenza è che tipo di cibo, come viene cucinato, com'è il personale, l'ambiente in generale. Giusto? Bistro alla francese, McDonald's,
pizzeria italiana o ristorante cinese. Carne alla brace, spaghetti allo scoglio, hamburger, tortellini in brodo o anatra alla pechinese. Musica assordante, pianista di sottofondo, Andrea Bocelli o gruppo di chitarre messicane. Lume di candela, neon abbaglianti o luci riservate e i camerieri in livrea, in divisa o in maniche di camicia. Chi ha ragione? Nessuno. Sono tutti diversi uno dall'altro. E tutti validi per chiunque trovi piacere nel frequentare quel tipo di ristorante. Lo stesso vale per la chiesa. Decidi che tipo di ristorante preferisci e frequenta quanto vuoi. Ma non cercare di cambiare il menù se il cibo non ti piace. Non protestare con il cameriere se le stoviglie non sono di tuo gradimento. E non ti arrabbiare con il proprietario se il mangiare viene servito in un modo che non ti va. Cambia ristorante! Ta-da. Non venire a disturbare il ristorante dove la gente sta tranquilla e mangia, gli piace mangiare come mangiano loro. Con i piatti di carta o con la porcellana da 1000 euro o con i bicchieri di cristallo o i bicchieri di plastica. Non cercare di cambiare. Cambia il ristorante. Se non ti piace come ti servono, come servono le cose, cambia il ristorante. Però ti do un consiglio. Se odi il pollo alle mandorle, gli involtini primavera e il riso alla cantonese, non andare a mangiare da Ho Chi Minh. Senta me. Non ho capito. Quindi la Chiesa è una famiglia formata unicamente da individui uniti dalla paternità di Dio, una famiglia che si manifesta in centinaia di modi diversi, tutti validi e tutti legittimi, con cibi diversi e cucine diverse, in luoghi diversi e tradizioni diverse. Eterogenea nella sua varietà, ma omogenea nella sua fonte, con lingue diverse e modalità diverse, nel deserto e nella metropoli, in cattedrali e in salotti, con organi medievali e chitarre scordate. Una famiglia, una meravigliosa famiglia che ha una sola cosa in comune: il suo fondatore e capostipite, Gesù Cristo. Dio in carne. Amen. Tutto il resto è relativo. Un abbraccione, vi voglio bene, ci sentiamo mercoledì. Ciao.